Buonasera. Buonasera, domani. Le sezioni 2 e 3 sono disinserite, la 4 ancora no. C'è ancora qualcuno in laboratorio? Il dottor Winter, forse anche il professore di sopra. Ah, un momento, le chiavi? Le hai sotto gli occhi. Oh, scusa tanto. Beh, allora, a domani. A domani, Rolf. Dottor Remmer. Non sono il dottor Remmer, lei si sbaglia. Ma come, scusi? Sì, forse mi sbaglio, ma lei assomiglia incredibilmente a una persona che però è morta da un pezzo, a dire la verità. Quindi si è sbagliato. Scusi, fa salire anche me. Anche lei va al settimo piano? Non ci conosciamo. Mi sbaglio o lei lavorava qui? Si sbaglia. Allora però lei ha una grande somiglianza con qualcuno che lavorava qui un po' di tempo fa. Professore. C'è già qualcuno? I signori sono della polizia? Sì. Vi attendono, vi faccio strada. Sì, grazie.
Grazie. Buongiorno. Posso chiedere il suo nome? Buongiorno, sono il professor Rauch, direttore del laboratorio. Questa è la signora Krossig, nostra assistente e segretaria. Buongiorno. Buongiorno. E la vittima, eh? Il mio collaboratore, il dottor Winter. Incredibile. È tutto così incredibile. Mi pare di sognare di dovermi risvegliare da un momento all'altro. Il dottor Winter assassinato. Già, e con un colpo solo, andato dritto al cuore. Il delitto deve essere stato commesso ieri sera. Il cadavere è già rigido. Adesso lei vorrà sapere da me se so qualcosa. Beh, sì. Non so niente. Assolutamente niente. Bene. È lei che ha trovato il cadavere, vero? Sì, ho aperto con la chiave. Perché la porta era chiusa a chiave? È sempre chiusa anche quando noi siamo dentro a lavorare. Si può aprire solamente dall'interno. Dall'esterno è necessaria una chiave. Ah, bene, bene. Allora l'assassino aveva una chiave. Non riesco a immaginarmi come. La guardi un po', ispettore. Si tratta di una chiave speciale. Come mai una chiave speciale? Questo è il nostro reparto di ricerca. Ah, naturale. Deve essere particolarmente protetto. È nostro dovere proteggerci, onde evitare che i risultati del nostro lavoro cadano in mani sbagliate. Certo, ma manca qualcosa? Vediamo subito. Qualcuno ha disinserito qualcosa? No, io non ho toccato niente. Sì, manca una cosa. Manca un chip che si trovava in collaudo. I chip sono componenti per... Per computer. E questo chip era un chip speciale? Era estremamente miniaturizzato. Ma non si può certo dire che fosse una cosa così importante per cui si può arrivare ad uccidere un uomo. Chiedo scusa, Stefan, un attimo. Il signor Gunther ha una storia molto interessante. Stavo andando alla mia auto quando ho visto all'improvviso sulla strada un uomo che si avviava verso l'entrata. Ho pensato, quello tu lo conosci. Quello è il dottor Röhmann, uno che ha lavorato qui come collaboratore del professor Rau. Ero perplesso e allora chiamai dottor Röhmann. L'uomo si voltò e lo vidi bene in faccia. Era proprio il dottor Römer. In tutto lo era, nell'aspetto e perfino nella voce. Però disse, non sono il dottor Römer, lei si sbaglia. E di certo aveva ragione, perché il dottor Römer è morto da 3 mesi. E l'uomo nel quale lei ha riconosciuto il dottor Römer è entrato nell'edificio? Diciamo così, che d'un tratto è sparito. Lo so che sembra una storia da pazzi, io non l'avrei neanche accennata se non avessi parlato con una delle nostre donne delle pulizie, la signora Schumann. Ha detto, sa con chi mi è capitato di salire in ascensore ieri sera? Con il dottor Rem, lavora ancora qui da noi. Io le ho detto, signora Schumann, il dottor Rem è morto da un pezzo. Il dottor Rem è stato visto ieri sera in questo edificio? Ma è un'assurdità, il dottor Rem è morto. Sono stato al suo funerale e ho anche detto 2 parole sulla sua tomba. Certo. È stato per lunghi anni un mio collaboratore. Però il signor Gunther dice di aver riconosciuto il dottor Römer. Il nostro signor Gunther, sì, è uno che non beve. Non è possibile. Professore, la donna delle pulizie dice di essere salita col dottor Römer in ascensore all'ultimo piano. Dove si trova il laboratorio? Eppure tutta questa gente di solito non soffre di allucinazioni. Il dottor Römer aveva una chiave del laboratorio? Il dottor Römer aveva la sua chiave, questo è evidente. Ed è stata restituita quella chiave? Signora Krossig. Non so proprio cosa dire. Veramente, no, non ricordo niente del genere. È difficile che qualcuno abbia pensato di farsi ridare la chiave. Dunque, l'assassino aveva una chiave, professore. Si potrebbe anche concludere che l'assassino sia entrato in possesso della chiave che apparteneva al dottor Römer e che l'abbia usata anche. Ma di sicuro l'assassino non è il dottor Römer. Il dottor Winter non è il successore di mio marito nel laboratorio del professor Rau? Sì, è il successore di suo marito nel laboratorio del professor Rau. Il dottor Winter è stato trovato morto questa mattina. È stato assassinato. Il dottor Winter assassinato? Chi è stato e per quale motivo?
Per ragioni private, forse? Beh, possiamo fare solo delle congetture. Posso esservi d'aiuto? L'assassino si è servito di una chiave di cui esistono 4 esemplari. Ne sono stati rintracciati solo 3. Manca proprio quella che apparteneva a suo marito. La chiave che apparteneva a mio marito? Sì. Lei mi sa dire dove potrebbe essere? No, io di questo non ne so niente. So solo che teneva tutte le chiavi nella sua scrivania. E infatti sono ancora qui. Non ho ancora toccato le sue cose. Non è da molto che mio marito è morto. Io non so come sia questa chiave che lei cerca. Ce ne hanno data una. La confronteremo con le altre, lei permette? Sì, prego. Grazie. Signora Rahmer, di che cosa è morto suo marito? A causa di un infarto. Ah, un infarto. Ed è morto qui in casa oppure in ospedale? Né qui in casa e neppure in ospedale. Non in un ospedale normale, comunque. Quando è morto era ricoverato. Era paziente di una clinica psichiatrica. Ah, suo marito si trovava in una clinica psichiatrica. Era stato ricoverato per le sue depressioni. Ha trovato la chiave? No. Sì, prego. Abbiamo appuntamento col professor Rotheim. Sì? Dottoressa, una visita per il professore. Faccia entrare. Buongiorno, dottoressa. Mi chiamo Derrick e questo è l'ispettore Klein. Buongiorno. Avevamo annunciato la nostra visita al professore. Sì, mi ha dato istruzioni. I signori sono della polizia. Sì. Signor Shane, il professore è nel parco. Vuole informarlo, per favore? Sì, certamente. Buongiorno, buongiorno. Salve. Buongiorno. Prego. Questa è una clinica privata, vero? Esatto. Il professor Rotheim ne è direttore sanitario e anche il proprietario. Privata, dunque. È una clinica per casi poco gravi, oppure... So che cosa intende. Questo non è un istituto chiuso, nel quale vengono ricoverati i casi più disperati. Per noi l'espressione malato di mente ha un altro significato. E forse non così terribile come per noi profani. Credo di no. Le malattie psichiche sono molto diffuse, anche se io mi opporrei già al termine malattia. E quindi io dovrei saper dire cosa significa salute mentale. La cosa è tanto difficile da definire. Sì. Salute è un termine discutibile, così come normale è un termine discutibile. Già. Lei è l'assistente del professor Rotheim? Sì. Da quanto? Non da molto, da 3 mesi circa. E il professore è un luminare nel suo campo, vero? Sì, certo. Lei esita ad affermarlo? Perché la parola luminare non dice granché. È di sicuro un luminare, ma anche qualcosa di più grande. Gode di enorme considerazione come scienziato ed è al contempo medico e filosofo. Sì, prego. Professore, i 2 signori della polizia sono arrivati. Grazie, signor Schoen. Come le stavo dicendo... Un paziente. Römer, il dottor Römer. E sarebbe deceduto qui? Sì. Sì? Oh, chiedo scusa. No, rimanga, suor Berta. I signori stanno chiedendo di un certo dottor Römer, che deve essere stato qui come paziente. Sì, abbiamo avuto una volta un dottor Römer che è deceduto qui in clinica. Circa 3 mesi fa. Quando, con esattezza? E per sapere la data esatta... Dovrei andare a vedere. È successo in dicembre, all'inizio di dicembre. Quindi prima che arrivassi io? Sì, prima che arrivasse lei. Ah, i signori della polizia. Prego, vengano.
Sì, certo, lo ricordo il dottor Römer, un uomo intelligentissimo. Lo ha avuto in cura lei? Sì. Era qui in ricovero permanente? Sì, è rimasto qui quasi 6 mesi e nel dicembre scorso è deceduto all'improvviso per un attacco cardiaco. Professore, perché il dottor Römer si trovava qui in clinica? Beh, come tutte le persone molto intelligenti, era sensibile. Sensibilità e intelligenza vanno fatalmente insieme, tanto che l'una non esiste senza l'altra. E la sensibilità del dottor Römer era eccezionalmente sviluppata. Devo dirle qualcosa sulla natura della sensibilità? Prego. Domanderò se c'è qualcosa che non capisco. La sensibilità è... Cercherò di esprimermi nel modo più semplice possibile, senza affaticarla con termini tecnici. Per sensibilità, dicevo, si intende la particolare capacità dell'individuo di percepire impressioni tramite l'intero campo sensoriale di cui dispone. Questo avviene in modo più sommario negli individui medi e in modo eccezionale negli individui fortemente dotati, i quali si trovano così a dover elaborare un eccesso di stimoli sensoriali e di percezioni. E quelli che per caso non riescono a digerire queste sensazioni? Sono i nostri malati, certo. Che cos'è che non poteva digerire il dottor Römer? Ecco, lui aveva cominciato a mettere in dubbio il suo lavoro, cioè il senso del suo lavoro. Si occupava di computer e di produzione di intelligenza artificiale, come diceva lui, ed era terrorizzato dall'idea che non vi fosse limite al potenziale degli apparati che costruiva. Questo lo terrorizzava? Sì, profondamente. Diceva una cosa sorprendente. Diceva: noi creiamo intelligenza artificiale totalmente priva di morale. E l'intelligenza senza morale ci distruggerà. Questo pensiero cominciò a deprimerlo. La depressione lo paralizzava. Il suo medico lo mandò nella mia clinica e io cominciai a curarlo. Ma prima che la cura potesse dare qualche risultato, morì. Ripenso con piacere a lui perché abbiamo fatto dei discorsi davvero straordinari. Professore, sarebbe possibile vedere la stanza dove il dottor Römer è deceduto? La stanza dove è deceduto? Era questa la stanza nella quale si sentiva proprio a suo agio, con la vista dalla finestra sul giardino che gli piaceva tanto. Abbiamo avuto un autunno meraviglioso con dei colori incredibili e lui ne era affascinato. Il dottor Römer è deceduto in questa stanza? Sì. Suor Berta lo trovò qui al mattino quando gli portò la colazione. Senta, professore, è questo l'uomo di cui stiamo parlando, vero? Sì. Sorella, è questo il dottor Römer? Venga avanti, suor Berta. Sì, questo è il dottor Römer. E adesso mi dica che cosa significano queste sue... È una storia molto strana. C'è gente che conosce il dottor Römer molto bene e che l'ha visto entrare nell'edificio dove lui ha lavorato per tanti anni. Già, sarebbe salito in ascensore fino al piano dove si trova il laboratorio in cui ha lavorato per anni. Un abbaglio? No, ci sono due testimoni. Due testimoni? Sì, il portiere e la donna delle pulizie. L'ho fatta vedere anche a loro questa foto e hanno detto sì, sì, era proprio lui quello. Sì, era il dottor Römer. Una mistificazione. Ho firmato io stesso il certificato di morte. E ci fu anche una grande partecipazione ai suoi funerali. Il... Quando, suor Berta? Il 15 di dicembre. Harry, l'uomo che ha ucciso il dottor Winter aveva senz'altro un motivo. Questo mi pare ovvio. Ma quale? Potrebbe essere lo stesso motivo che poteva avere anche il dottor Römer. Sarebbe a dire? L'odio. Un odio inveterato verso la produzione di intelligenza artificiale per la quale il dottor Römer, come lui stesso diceva, non vedeva alcun limite. Il dottor Römer era dell'idea che l'intelligenza senza la morale uccide. Sì, ma qualunque cosa il dottor Römer abbia pensato, non può essere stato lui. Sì, d'accordo, lo so anch'io, Harry. Ma il movente dell'assassino non è da escludersi che possa essere
lo stesso che aveva il dottor Römer. Salve. Salve. Vorrei parlare un momento col professor Rauf. Vado ad annunciarla. Grazie. Si accomodi, prego. Sì. Attenda un attimo qui, per favore. Va bene. Signor Derrick, sono molto occupato, ho pochi minuti da dedicarle, le bastano? Purtroppo no, dovrei parlare dettagliatamente con lei del dottor Römer. È stato visto ancora in giro, mi dispiace non poterne parlare in questo momento, davvero. Come possiamo fare allora? Magari stasera, si faccia dire dalla signora Krosigk dove abito, per lei stasera va sì, bene? Sì, va bene. Verso le 8. Buonasera. Buonasera, signore. Mi chiamo Derrick, ho un appuntamento. Sì, prego, si accomodi. È arrivato il mio ospite, signora Schmidt? Sì, professore, grazie. Oh, eccola qua. Buonasera, professore. Buonasera a lei, ma si accomodi pure, prego. Mi scusi se oggi pomeriggio sono stato così brusco, ma non potevo assolutamente interrompere il mio lavoro. Si accomodi. Lo beve un bicchiere di vino? Gustare un buon bicchiere di vino è il mio modo di godermi la serata. Bevo con piacere un bicchiere con lei. Il piacere è tutto mio. Prego. Grazie. È del dottor Römer che vuole parlare con me. È stato sotto cura psichiatrica, vero? Già. Per molti anni è stato sano come un pesce, con un cervello perfetto. E tutto a un tratto, senza alcun preavviso, la malattia. Come si è manifestata? Provi ad assaggiarlo. Si intende di vini, lei? Ogni tanto bevo un bicchiere, ma non sono affatto un intenditore. Le do un consiglio, lo diventi. Ne vale la pena, sa? Beh? Davvero buono. Delicato e forte, non è vero? Come si manifestò la sua malattia? Con una forte avversione per il suo lavoro. Non gli interessava più quello che faceva. Detestava la sua attività. E qual era la sua attività? La stessa che svolgo tuttora io. Ci occupiamo di certi fenomeni molto particolari della scienza. Sono sicuro che lei non se ne intende. Per dirla semplicemente, lavoriamo alla creazione di una nuova generazione di computer. Ed è questo il lavoro che non piaceva più al dottor Römer? Una volta venne da me. Aveva interrotto di testa sua una serie di esperimenti. Mi chiese che cosa facciamo noi qui in realtà. Io gli dissi, caro collega, non la capisco. Al che lui ripeté la sua domanda. Che cosa facciamo noi qui in realtà? Che senso ha questo nostro lavoro? Cercava il senso della produzione di intelligenza artificiale senza morale. Esatto. Era questa l'espressione che usava. Intelligenza senza morale. Come l'ha saputo? Ho parlato con il suo medico. Sì. Lui lo considerava un problema e non si tranquillizzava neanche quando io gli dicevo che noi abbiamo a che fare solo con dei fenomeni tecnici e che il progresso tecnico ha sempre creato a posteriori la propria filosofia, dando luogo nel corso degli anni anche a una morale che all'inizio sembra non avere. Ma tutto questo è interessante per lei in un omicidio? Il dottor Römer
Conosceva il dottor Winter? Oh no, il dottor Winter era il suo successore. Ha portato avanti il lavoro di Römer. Ma mi scusi un momento. Signora Schmidt, perché abbaia il cane? C'è qualcuno in giardino? Il dottor Winter era un eccellente collaboratore che non perdeva tempo a interrogarsi sul senso del proprio lavoro. Ma perché poi sarebbe così importante quello che il dottor Römer diceva o pensava? Signora Schmidt! Mi scusi, la prego, deve esserci qualcuno in giardino, vado a vedere. Che ha il cane, signora Schmidt? È nel recinto, professore. Professor Rau. Sì? Professor Rau. Era il dottor Römer. Il dottor Römer? Lo ha giurato. Dice che ne è sicuro, che ha lavorato insieme a Römer per anni e che lo conosce perfettamente. Ogni gesto, ogni atteggiamento. Römer lo ha chiamato e lui ha riconosciuto la voce. E tu? Anche tu hai visto. Che cosa? Io ho visto soltanto un'ombra e una pistola spianata. Non l'hai riconosciuto? Da una foto no, è successo troppo in fretta. E poi che motivo abbiamo di mettere in dubbio le parole del professor Rau? Harry, lui è sicuro. Lui giura di averlo riconosciuto. Forse abbiamo visite dall'aldilà. Buongiorno, signora Römer. Buongiorno, signor Derry. Sono contento che abbia trovato il tempo. Beh, lei ha detto che era una cosa così urgente. Si accomodi. Grazie. Non ho molto tempo. Sono in pausa tra una lezione e l'altra. Ah, sì? Che cosa insegna? Insegno tedesco e storia. Dopo la morte di mio marito ho ripreso la mia professione. Intende dire che l'aveva lasciata? Sì, per 3 anni. Prende un caffè con me? Sì, volentieri. Per favore, un altro caffè. Lei dunque, per amore di suo marito, aveva lasciato la sua professione? Sì. Allora si sarà certamente interessata al lavoro di suo marito. Sì, naturale. Era un lavoro interessante il suo. E parlavamo spesso dei problemi inerenti alla sua professione. Problemi che sono diventati tanto enormi da farlo ammalare. Sì. Il pensiero che lo assillava e che alla fine lo ha travolto era che l'uomo potesse moltiplicare all'infinito le capacità del suo intelletto, senza dover associare parallelamente al suo sviluppo dei criteri altamente morali. Però io dico, bene, se questo è un problema, è così grave per cui uno ci si può anche ammalare? Lei mi ha capito, vero? Certo che l'ho capita. Dovrei dirle a cosa stava lavorando mio marito negli ultimi anni. A dispositivi di mira per missili. Era stato facile simulare i processi del sistema nervoso centrale. Ma risultava molto più difficile poter simulare le facoltà umane dell'occhio e dell'orecchio. Adesso ci sono riusciti. Il computer adesso può anche vedere. E così portare a destinazione una testata nucleare. Prego. Grazie. Ah, così. A questo stavano lavorando. Sì, stavano elaborando il chip.
che può vedere. Già, già, sì. Sì, per le forze armate. Sono le forze armate che finanziano i laboratori. Con qualche beneficio per l'uomo qualunque. Ogni tanto, infatti, ci scappa anche una padella con particolarissime caratteristiche, grazie alle quali la frittata non si attacca. Signora Römer, suo marito è morto il 15 dicembre dell'anno scorso. Lei lo ha... mi scusi, la prego, ma lei lo ha visto? Intendo dire, lo ha visto da morto? Signora Römer. Il fatto è... la morte di mio marito è stata un tale shock per me che anch'io ho avuto una specie di attacco di cuore. Ho dovuto ricorrere anch'io all'aiuto del medico. Non ero in grado di vedere la salma. E più tardi non ho voluto io che venisse riaperta la bara. Quindi lei la salma non l'ha mai vista? No. Perché le interessa? Che cosa vuole fare? Vuole riesumare la salma? Sì. L'esumazione è stata richiesta all'autorità giudiziaria ed è stata concessa. Ma mi dica, per l'amor del cielo, che cosa l'ha indotta a fare una simile richiesta? Sfiducia? Forse lei crede o teme o spera che nella tomba che ha intenzione di aprire non si trovi la salma del dottor Römer? Professore, sono salite a 3 le persone che si dichiarano convinte di aver visto il dottor Römer. Ah, 3 persone hanno visto il dottor Römer. E allora io le dico che queste 3 persone sono state vittime di allucinazioni. Se così è stato, lo accerteremo. Disturbando la quiete dei defunti? E insomma, faccia come vuole. Si accerti pure. Chi effettuerà l'identificazione della salma? Beh, la signora Römer, che non ha visto suo marito da morto. Avrebbe potuto farlo in ogni momento. Ma allora lei non volle che la bara venisse riaperta. È stata lei a richiedere l'esumazione? No, è stata la squadra omicidi. Beh, allora... proceda, proceda. Una domanda, posso essere presente? Sì, certo. Io non ho niente da obiettare. Quando avrà luogo questa esumazione? Domani alle 7:30. Alle 7:30 del mattino? Sì. Bene, bene, ci sarò senz'altro. Sarò presente con grandissimo interesse come spettatore e come testimone dell'avvenimento. Sì, ecco la registrazione. Dottor Römer, deceduto il 15 dicembre alle 6 del mattino. Questa è la copia del certificato di morte. Causa del decesso, morte naturale. Infarto cardiaco. Grazie. Permette una domanda? L'esumazione significa un sospetto verso il professor Rotheim. Stiamo controllando. Questo è incredibile. Il professore è un uomo integerrimo. Si tratta soltanto... Non sarà facile per la moglie. Già, me l'immagino. Suppongo che non si senta particolarmente bene. No. Mi dispiace, ma io debbo pregarla. Lo so, non si preoccupi. Prego, venga. Un momento, per favore. E il professor Rotheim? Non è venuto. Avanti, apra la bara.
Allora, signora Römer? Sì, è mio marito. Arrivo troppo tardi? Sì, arriva troppo tardi. Buongiorno, signora Römer. Buongiorno, professore. Posso chiedere che cosa è successo? Sì, la signora Römer ha identificato suo marito. Ah, sì? E posso chiedere che cosa significa questo per lei? Rende più facile o più difficile il suo lavoro? Secondo me avrebbe dovuto risparmiare alla signora Römer questo turbamento. Che succede qui? È il nostro nuovo computer. Controlla se stesso, pensi. Si accorge da solo degli errori nel suo programma. Ma finora non ne ha commesso nessuno. Stamattina è venuto a prendermi uno dei suoi agenti e stasera un altro dei suoi agenti mi riaccompagnerà a casa. Sì. Devo dedurne che la mia vita è in pericolo. Fino a quando non verrà catturato l'uomo che le ha sparato, professore, la sua vita è in pericolo. Quindi lei ritiene che l'uomo che mi ha sparato sia anche l'assassino del dottor Winter? Sì. E il fatto che io abbia visto il dottor Römer è un'invenzione per lei? Signor Derrick. Professore, lei potrebbe concedermi un po' del suo tempo stanotte? È disgustoso. Ma questo non è il dottor Römer. È un altro uomo quello che sta lì dentro. Ne è sicuro? Nel modo più assoluto. Lei quest'uomo non lo conosce? No. Due persone non hanno detto la verità. Una è la signora Römer, che asserisce che l'uomo dentro la bara è suo marito. E con ciò mente, è evidente, no? E l'altra è il professor Rotheim. L'uomo che è morto nella sua clinica non era il dottor Römer, e questo significa che il dottor Römer è ancora vivo. Può essere ancora vivo. E anche un'altra cosa, che deve esistere un accordo tra Römer e Rotheim. Sì. E ci troviamo con un altro morto. Già, che sta nella tomba di un altro. Ho sentito che mi cerca. Sì, ma come l'hanno trovata? Ah, Io sono sempre raggiungibile. È una necessità in una clinica per malattie nervose. Posso esserle d'aiuto? Il destino del dottor Römer. Le dà ancora da fare? Sì. Senta, ora io devo andare nell'altro padiglione. Perché non mi accompagna? Volentieri. Io posso dire solo bene del dottor Römer, tutto il bene possibile. Era un uomo, un idealista. Mi scusi questa parola tanto maltrattata, che ha perduto da tanto tempo il suo significato più alto. Oggigiorno un idealista è considerato anche una specie di imbecille. Oppure lei non la pensa così? Un imbecille, eh? L'opinione generale è questa, non lo si può negare. Un idealista, secondo l'opinione generale, è un incapace, uno che ha messo da parte il proprio discernimento, ammesso che lo abbia avuto. Lei che cosa ne pensa? Io non ho niente contro gli idealisti, anzi al contrario. Naturalmente ci sono anche degli idealisti che oltrepassano il segno, che, per così dire, perdono la terra sotto i piedi. Perdono la terra sotto i piedi? Esatto. Si muovono in una specie di vuoto, dove non c'è né il sopra né il sotto. Né il sopra né il sotto. Ma forse non era il caso del dottor Römer. Lui sapeva perfettamente dov'è il sopra e dov'è il sotto. Allora perché era qui? Non perché avesse perduto l'orientamento, non era affatto per questo. No. Le sue idee erano ispirate da un grande senso di responsabilità. Lui cercava di venire a capo del progetto mondo. Come ha detto? Non le va questa espressione, ma esiste un progetto del mondo. Deve esistere. Non ci è stato consegnato, di certo non possiamo vederlo materialmente.
Ma deve essere intuito, indovinato, deve essere percepito. Bisogna lavorare per tirarlo fuori. E questo è compito nostro, naturalmente, non di tutti, ma di quei pochi che sono in grado di aprire la strada e che devono essere seguiti dagli altri. I computer non possono farlo, i computer non hanno coscienza. E allora che si fa oggi? Si cerca di umanizzare il computer. L'uomo umanizza il computer. Lo hanno già eletto uomo dell'anno. Uomo dell'anno. Uomo dell'anno. Si può sapere che morto sta cercando? Non c'è stato nessun altro morto, oltre al dottor Raymer. Voleva parlarmi, dottoressa? No, non io, il signore della polizia. Sì. È lei che ha trovato morto il dottor Raymer? Sì. E nello stesso momento c'è stato un altro decesso? Non che io sappia. Sarebbe comunque registrato lì. Già, qui non è registrato. È quello che le sto dicendo. Allora non ci furono altri decessi. È tutto? Sì, sì, è tutto. Grazie, sorella. Darei non so che cosa per conoscere lo scopo della sua domanda. La faccenda non è ancora chiusa. Se non sbaglio, è stata perfino fatta un'esumazione. Non è valsa a chiarire i vostri dubbi? Sì, completamente. Allora perché sta cercando un altro morto? Ci sono dei motivi. Signor Klein, che cosa ne direbbe di venire a farmi una visita in privato? Lo sa qual è la malattia di questa gente? Di tutta questa gente? Il disorientamento. Buongiorno, signora Raymer. Buongiorno. È così urgente? Sì. Venga. La classe è vuota. Prego, si accomodi. Cosa desidera? Mi interessa il rapporto fra lei e suo marito. È molto strano. Lei trova che sia insolito? Prego, ispettore. Sì, certo che è insolito, data la situazione e dato il momento. È importante che io assecondi questa sua richiesta? Il caso, se di caso si è trattato, è chiuso ormai, non è così? Lei con suo marito è stata sposata 3 anni. 3 anni molto felici. Anni veramente incredibili. E perché erano così incredibili? Perché avevo sposato un uomo incredibile. E mi scusi, sa, ma che cosa aveva di incredibile? Era un genio nel suo lavoro. E come uomo era affascinante. In un certo senso era un santo. Come, prego? Uso volutamente questa parola. Non ne trovo nessun'altra che possa dire quanto fosse altruista, quanto avesse a cuore il bene di tutti. Perché non l'ha interrotta? Mi pare che avresti potuto dire: lei mente, signora Raymer, perché? Non sarebbe servito a niente. Non reagiscono in modo normale. Tanto la signora Raymer che il professor Rothheim. Prego, si accomodi. Grazie. Devo scusarmi con lei. Forse l'ho scomodata inutilmente. Sì, forse sono soltanto fantasie. Prego.
Sa, questo è il mio primo posto di lavoro. Dopo tanta teoria, ora sono passata alla pratica. Il quotidiano di una clinica psichiatrica. È stato un impatto tremendo. Me lo posso immaginare. Lo crede davvero? Le chiedo scusa. Ma vede, per lei la normalità è un concetto ben saldo. Per me non lo è più. Si è come sgretolato. E quando il concetto di normalità si sgretola, le idee e le sensazioni risultano del tutto incontrollate. Forse anche le mie. Dove vuole arrivare? Già. Ho cominciato a lavorare alla metà di dicembre. Come sostituta del dottor Mund. Del quale ho occupato lo studio e preso in cura i pazienti. Non ho mai conosciuto il collega di persona. Come mi disse il professor Rotheim, aveva lasciato la clinica di punto in bianco. Non aveva neppure portato via i suoi oggetti personali. Fui io a farne un pacco, della cui spedizione si occupò personalmente il professore. Mi sarebbe piaciuto molto parlare col dottor Munt, visto che avevo preso in cura i suoi pazienti, ma il dottor Munt era introvabile. Neppure all'indirizzo dove ufficialmente abitava era possibile trovarlo. E questo dottor Munt aveva famiglia? No. Lei poco fa parlava di fantasia e mi diceva che le sue idee sono finite un po' fuori controllo. Potrebbe essere un po' più precisa su questa cosa? Dal personale della clinica ho saputo che il dottor Munt era delicato di salute. Soffriva di attacchi cardiaci. Ed è sparito come inghiottito dalla terra. Forse questo la interessa. Il dottor Munt? Sì, non si è mai accennato a lui. Forse abbiamo trovato il nostro defunto sconosciuto che è stato sepolto al posto del dottor Römer, dando così modo al dottor Römer di sparire dalla scena. Ci si chiede solo perché. Che senso ha chiederselo? Abbiamo a che fare con dei malati di mente. Vuoi dire che neanche Rotheim è del tutto normale? Buongiorno, dottoressa Schenk. Buongiorno, professore. Buongiorno. Che cosa ha fatto? È depressa? O è un po' agitata? A cosa sta pensando? Niente di particolare. Il non particolare è l'interessante. In contrasto con l'opinione generale per la quale è il particolare che interessa. Non si sente bene? No, no. Mi sento benissimo. Vuol dire che inganna se stessa. Abbiamo qualche appuntamento? Sì, l'aspettano. E chi? Ah, buongiorno, professore. Buongiorno. Così di buon mattino? Già. Avrà avuto un motivo urgente. Il dottor Römer. No, un'altra volta il dottor Römer. Professore, lei conosceva bene il dottor Römer, lo ha avuto in cura per mesi. Devo farle una sola domanda. Lei ritiene possibile che il dottor Römer, ammesso che sia ancora vivo, possa commettere un omicidio? Chiunque può commettere un omicidio, se ha sufficienti motivi per farlo. Cosa che è relativamente facile. E quali motivi avrebbe il dottor Römer? Nessuno. E tutti quelli che ha chiunque di noi. L'uomo rinuncia a se stesso, si consegna mani e piedi, si mette in balia delle macchine, insegna loro a pensare senza averlo prima imparato lui stesso e concepisce il pensare come un complesso di funzioni matematiche e mette da parte la funzione più importante, quella creatrice. Può amare un computer? No, è senza cuore. Non sa quello che fa, non ha coscienza di quello che fa quando si trova sulla testata di un missile. Mi scusi, la prego. Professore. Professore, lei la pensa come il dottor Römer? Sì, esatto.
Dottoressa, un bicchiere d'acqua, per favore. Subito, professore. Ah, professore, c'è la signora Römer. Che cosa vuole? Mi lasci solo con la signora Römer adesso. Dottoressa Schenk, lei è un medico? Sì. Il suo direttore è malato? A volte ha delle alterazioni. Basta con i colloqui. Basta, ora basta. Non rispondo più a nessuna domanda. Il suo dottor Mund. Mi dica dove abitava. Sì, signora Römer. Entriamo. Suo marito non è in casa? È vivo, dunque, e abita qui in casa del dottor Mund, che sta nella tomba di suo marito. Lei da quando lo sa? Da un paio di giorni. Glielo dirò io da quando è che lo sa. Il professor Rotheim la fece andare da lui e le disse quanto segue. Domani mattina la polizia effettuerà un'esumazione. Apriranno la cassa di suo marito e la inviteranno a identificare la salma. Ma nella cassa non c'è suo marito, perché suo marito è vivo. E lei non lo sapeva? No, io non ne sapevo niente. Rotheim le disse che suo marito aveva ucciso un uomo, un certo dottor Winter, per errore, perché in effetti voleva uccidere un altro, il suo direttore, il professor Rauch. Allora le chiese di identificare il morto come suo marito, per impedire che venisse catturato e condannato come assassino. È stato così? Cerchi di mettersi nella mia situazione. Io avevo sepolto mio marito, ero stata sulla sua tomba, lo credevo morto. Ho passato dei mesi terribili e tutto a un tratto vengo a sapere che è vivo. Naturalmente ho chiesto il perché di tutto questo, mi sono informata e il professore mi ha detto: suo marito ha dovuto uccidere un uomo, uno di quelli che portano il mondo alla catastrofe. Dov'è mio marito? Mi porti da lui, dissi io, voglio parlargli. Il professor Rotheim disse: non ancora, deciderà lui stesso dove e quando vorrà vederla. E una mezz'ora fa è venuta a saperlo. Gli ho chiesto di dirmi dove si trovava mio marito, altrimenti avrei avvertito la polizia. E così ho avuto questo indirizzo. Signora Römer, suo marito è malato. Non solo lui. Abbiamo a che fare con due malati. Lui non c'è. Dottor Römer. Sì, prego. Scusi tanto. Non c'è di che. Ah sì, era ora. Il laboratorio, per favore, il professor Rauch.
Professor Rao, sono Derrick. Sì, sono nel mio laboratorio. Sì, il suo agente è qui vicino a me. Cosa? Römer sta venendo qui? Sì, ho capito perfettamente. No, la serratura è ancora la stessa. Dottor Römer. Professore? Professor Rao? Com'è possibile che li odiasse così tanto? In fondo i computer sono strumenti che facilitano la nostra vita. Ci aiutano ad apprezzare maggiormente e ad usare meglio la nostra intelligenza. Senza fare errori. Qual è quell'uomo che non commette errori?